Bella a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo video. Io sono Silver dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi per portarvi la recensione di Yannick Bolasie Team of the Season, diventato TOTS grazie all'ultima stagione giocata con il Crystal Palace. Questo giocatore si presenta con un 84 di overall, ma che si divide in un 93 in velocità, 92 in dribbling, 81 in tiro, 43 in difesa, 80 in passaggio e 89 in fisico. Questo giocatore ha delle statistiche davvero eccezionali, soprattutto per quanto riguarda la parte fisica. E quindi, come al solito, partiamo dalla velocità. Velocità che si presenta con un 93 sulla carta, ma che si divide in un 94 in accelerazione e 93 in scatto. La velocità di Yannick Bolasie è fenomenale. Questo giocatore è velocissimo. Sarà impossibile per i terzini e per i difensori avversari riuscire a prenderlo. Riuscirà a superare molto spesso difensori come Walker o Jordi Alba, che di solito sono molto difficili da superare in velocità. Sul serio, questo giocatore mi ha veramente sorpreso per quanto riguarda la velocità. Ha un'accelerazione fantastica e uno scatto eccezionale. Quindi secondo me la velocità è assolutamente un pro. Ma ora passiamo al dribbling. Dribbling che si presenta con un 92 sulla carta, ma che si divide in un 95 in dribbling puro, 94 in agilità e 87 in controllo palla. Anche queste, come potete intuire, sono delle statistiche al top. Sono veramente eccezionali. Il dribbling in questo giocatore è veramente il suo punto di forza. Inoltre, grazie al 94 in agilità sarà difficilissimo da prendere. Riuscirà sempre ad andarsene con molta facilità, infatti. Poi c'è da aggiungere anche che ha 5 stelle skills, che sono eccezionali. Con lui potete skillare quanto volete, gli uscirà benissimo qualsiasi mossa abilità. Perciò, secondo me, il dribbling è assolutamente un pro, oltre che al suo punto di forza. E ora passiamo al tiro. Tiro che si presenta con un 81 sulla carta, ma che si divide in un 77 in finalizzazione, 91 in potenza tiro, 76 in effetto, 60 in punizioni, 71 in colpi di testa, 81 in rigori e 79 in longshot. I tiri di Bolasie sono molto buoni, soprattutto per la potenza. Questo giocatore tirerà di quelle botte che per i portieri sarà impossibile prenderle. Però purtroppo devo aggiungere che ha un 77 di finalizzazione, che secondo me è molto poco e molto spesso capita che sbagli gol molto facili. Anche da tu per tu col portiere a me capitava spesso che sbagliasse. Poi ha un 76 in effetto, che è una statistica mediocre, abbastanza buona direi. Un 60 di punizioni, che è molto poco, non mi sono piaciute le sue punizioni. Principalmente questo giocatore li ho fatti tirare da distante perché da vicino non beccava mai la porta. Poi ho 71 in colpi di testa che non è buonissimo, ma comunque questo giocatore io l'ho usato principalmente dalla sinistra, quindi non capita spesso che debba colpire di testa. Inoltre ho un 31 in rigori, che è una buona statistica, sa tirarli i rigori se volete farglieli tirare. Infine ho 79 in longshot, i tiri dalla distanza di questo giocatore sono abbastanza buoni, non ne ho fatti molti, però quei pochi che ho fatto mi sono piaciuti. Con lui potete provare qualche volta a tirare dalla distanza, spesso c'entrerà la porta. Ma ora passiamo al passaggio. Passaggio che si presenta con un 80 sulla carta, ma che si divide in un 76 in passaggi lunghi, 81 in passaggi corti, 91 in cross e 72 di visione. Come potete vedere, queste non sono statistiche al top, però i suoi cross, grazie al 91, saranno fantastici. Però purtroppo ha un 72 di visione, che è poco, e renderà i passaggi lunghi, di cui ha un 76, molto difficili da fare. Però i passaggi corti ha un 81, che gli usciranno abbastanza bene. Ma ora passiamo al fisico. Fisico che si presenta con un 89 sulla carta, ma che si divide in un 90 in forza fisica, 90 in resistenza, 66 in salto e 82 in equilibrio. Queste statistiche secondo me sono fantastiche, sono statistiche al top. Questo giocatore è alto in 1,85 m e ha 90 in forza fisica e 82 in equilibrio, quindi sarà impossibile da spostare. Inoltre non cadrà quasi mai. Veramente questo giocatore è un carro armato, velocissimo anche. Inoltre ha 90 in resistenza che gli permetterà di resistere a molti contrasti. E infine ha un 66 in salto, che è poco, però questo giocatore non deve andare a colpire di testa. Quindi, riassumendo, per me i pro di questo giocatore sono velocità, dribbling, fisico, potenza tiro e 5 stelle mosse abilità. Mentre ha solo un contro, che è la finalizzazione. Come voto ho scelto di dargli un 9 meno, il meno solo per la finalizzazione. Inoltre c'è da aggiungere che il dribbling di questo giocatore e le 5 stelle mosse abilità vi renderanno molto egoisti e spesso vorrete dribblare tutti e andare in porta con Bolasie. A me infatti questo è capitato spesso. Bene, concludo qui la mia recensione. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e commentate dicendo cosa ne pensate di Yannick Bolasie e TOTS. E inoltre, se avete tempo, passate nei nostri altri video. Qui da Silver è tutto, bella!